assessore, è stato spostato questa mattina l'info point qui in stazione dalla postazione precedente proprio davanti all'entrata. Le motivazioni sono legate ovviamente alle richieste di RFI che però ha dato qualcosa al comune. Sì, allora con RFI ci ha riconsegnato gli 80 posti del parcheggio qua dietro a fianco alla stazione e stiamo lavorando con RFI per recuperare, per avere dei nuovi posti, dei parcheggi, dei posti auto dietro la stazione. E quindi abbiamo consentito a spostare il gazebo, a metterlo in una posizione che comunque è ancora maggiormente fruibile dai migranti perché è proprio davanti all'uscita della stazione. Come sta andando il lavoro della Croix Rouge qui a Ventimiglia? Allora, sta andando bene, i numeri ci dicono che questo servizio è un servizio molto importante perché su una presenza di una settimana di 120 persone diciamo intercettate così dalla Croce Rossa, 70 sono andate a Campo Roia. Quindi questo vuol dire che questo servizio funziona e aiuta i migranti a non stare in città e a andare al campo. Numeri globali che sono in diminuzione, circa poco più di 300 persone al Campo Roia in questo momento. Sì, effettivamente adesso sono in diminuzione, settimana scorsa sono stati veramente pochi gli arrivi e questo sembra essere il trend adesso. Qualche dato sui minori? Allora, i minori fino a settimana scorsa erano 28 al Campo Roia e non so se ci sono stati nuovi arrivi oggi, però comunque anche il numero di minori è in diminuzione. Thank you.